Let me tell you a story about Nicholas. He was born in the middle of the night, and the next day I had to go to a very important meeting. So I had all my clothes ready at the hospital. And when I was getting dressed to go, I suddenly remembered I didn't have a tie. So I bought one, and that became the Nicholas tie, only to be worn on very special occasions. I've only worn that tie perhaps 5 or 6 times in the last 20 years. But this clearly was one of the days when I had to. E proprio come ha detto Reginald, nel nostro paese 20 anni fa la cultura della donazione degli organi non era così sviluppata. E il gesto straordinario che Reginald, Maggie, con la loro decisione hanno fatto di aiutare altre 7 vite di 7 bambini e adolescenti è stato molto determinante per il pensiero, per le riflessioni nel nostro paese. Da quest'anno Roma ha preso una decisione, e cioè che ognuno che dovrà fare o vorrà fare una carta d'identità potrà in comune rispondere a una domanda: se dopo la sua morte vuole che i suoi organi vengano utilizzati per salvare altre vite. La decisione sulla donazione degli organi è una decisione che va maturata in un momento di calma, di serenità, quando tutte le informazioni sono disponibili e quando è possibile fare una libera scelta. In seguito alla tragedia di Nicholas Green, la famiglia Green ha voluto individuare nel programma Fulbright un ulteriore strumento per onorare la memoria di Nicholas, sponsorizzando delle borse di studio dal 99 al 2004 per giovani medici del sud d'Italia che si sarebbero recati all'Università di Pittsburgh, più precisamente al Centro Nazionale di Trapianti di Fegato, per approfondire gli studi di trapianto di organi e ritornare in Italia per mettere a frutto queste conoscenze. We really owe so much to the Green family and all that they've done through the foundation, the work and the support of transplant programs here in Italy especially. It's a tragic story, but one with a very strong record of public benefit. And so to the Green family and to Nicholas Green, we owe a great deal, and we're here to honor naming of this park here in Rome after him, these 20 years later.